Lupo il Duce! Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Hearts of Iron 3 con l'Italia, l'unica vera serie nella quale l'Italia riuscirà a vincere, almeno lo speriamo. Ho un po' sì, da farvi vedere. La primissima cosa, guardate qui, nella schermata infrastruttura iniziamo a vedere i primi frutti di ciò che abbiamo creato noi, scegliendo di fare una specie di linea di ferrovie, se così vogliamo, fino al fronte. Come vedete qui, se guardate attentamente, qui vedete questa linea che prima non c'era, l'abbiamo creata noi, nella quale l'infrastruttura è un po' più alta che nei dintorni, quindi qui abbiamo 90%, qui c'è l'80%, eccetera. Arriviamo fino a qui, fino a queste province, le quali poi stiamo finendo di costruirla. Esattamente, sì. E tutta questa bella infrastruttura noi l'abbiamo fatta per un motivo, perché ci serviranno, come già dicevo altre volte, molti più supplies poi quando inizierà la guerra. Bene, e dopo avervi mostrato questo, voglio mostrarvi qua giù la situazione. Allora, noi avevamo respinto una stupida invasione di una divisione inglese e alcuni di voi nei commenti dicevano che trovavano le parti un po' noiose. Come già dicevo, lo so e mi dispiace, ma dobbiamo aspettare la guerra qui con i sovietici e non abbiamo molto altro da fare oltre che prepararci. Poi presto inizierà la vera baldoria. Però se proprio proprio volete vedere qualcosina, io già dicevo che questi territori non li avrei presi perché non ho il tempo e le truppe per difenderli, dato che non valgono un cazzo, e quindi non li avrei presi. Però qualcuno mi diceva, e allora pappettati Yemen e Oman. Non so, per essere sincero, per quale motivo dovrei farlo, perché alla fine non sono importanti. Se mi servisse un porto, io ho il porto qui di Kuwait, che è abbastanza vicino al resto, cioè diciamo che di poco qui sarei più vicino. I giapponesi stanno già facendo il loro lavoro qui. Però se proprio volete avere il mio pappetto l'Oman e lo Yemen, allora mi pappetto l'Oman e lo Yemen, perché credo che una volta che li ho pappettati, poi saranno miei e non saranno in guerra contro lo UK, quindi lo UK poi non ce li può ritogliere, a meno che noi non li chiamiamo. Quindi va bene, togliamo questi puppet agli inglesi, puppettiamo l'Oman. Ok, e qui abbiamo già le truppe caricate, così che dobbiamo andarcene solo qui. Tra l'altro speriamo che i britannici non abbiano troppo navi qui, perché non vogliamo perdere nulla. Infatti ci stanno già affondando i convogli. Speriamo che non... Ecco, abbiamo già beccato la prima flotta. Ok, una flotta minore con soltanto dei cruiser. Vediamo un po' come va a finire. Ok, qui non dovremmo avere problemi. Infatti li abbiamo distrutti. Un light cruiser, una da trasporto e due destroyer, mentre noi non ci siamo fatti nulla. Ok, quindi prima di perdere troppo tempo, sì, facciamo atterrare questi ragazzi qui a Muscat, la capitale dell'Oman, e vediamo un po', che abbiamo una battaglia qui che stiamo vincendo nonostante sia un attacco anfibio, perché comunque abbiamo dei buoni marine, è una bella divisione a supportare il tutto. E come vedete qui stanno perdendo l'organizzazione. Adesso noi abbiamo preso Muscat, all'alba vinceremo, anzi già a mezzanotte. Il war goal l'avevo messo, sì,
Tac, abbiamo vinto, abbiamo pappettato l'Oman, adesso è scritto così e come vediamo, se sì, non è in guerra e non ce lo chiameremo. Benissimo, dopo aver fatto ciò ci ricarichiamo sulle nostre belle navette e stavolta andiamo qui. E non possiamo. Possiamo. Ok, quindi facciamo rebase qui a Muscat. Ok, adesso che siamo ribasati a Muscat, invece però ci possiamo andare, credo. Esatto, adesso possiamo fare move order qui. Ok, anzi facciamo. No, qui non si può, va bene. Andiamo qui allora. Acceleriamo un po' la storia. Non possiamo andare qua. No, non ci si può andare, chissà perché. Ok, ci mettiamo come war goal adesso anche qui, pappetta lo Yemen, che poi loro già sono nazionalisti di cazzo loro, quindi gli staremo simpatici, dai. Ok, bene, e qui per sbarcare, ai, voglio esagerare. Ah, ok, non c'è nessuno a quanto pare. Benissimo. Vediamo un po' che succede. Ok. Abbiamo preso tutto ciò che ci serve. Ce ne andiamo qui per non farci spaccare i trasporti. E qui nel deserto di Sana'a, che poi l'ho vista scritta in vari modi, Sana'a, 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 con due A attaccate, con l'apostrofo, con che cazzo ne so io. Comunque sì, impavidi attacchiamo con soltanto due di queste perché sennò è troppo. Infatti vinciamo. Eh sì, gli stiamo facendo male. L'Oman mobilita, ma non li chiameremo mai in guerra. Abbiamo vinto la battaglia di Sana'a. Eh sì. Vediamo un po'. Oh, veteran army, perfetto. Ci alza leadership, ci alza la riorganizzazione. Perfetto. Eh sì. Ok. Bene, qui siamo messi ancora bene. Tedeschi con i materiali gli diamo e aspettiamo che i tedeschi dichiarino la guerra. Ok, abbiamo pappettato lo Yemen e anche lo Yemen, come vedete, ok, non è in guerra con nessuno. Benissimo, facciamo tornare indietro gli amici e poi ce ne andiamo da qui. Perché non abbiamo più interessi. Anche se mi interesserebbe vedere se riusciamo a distruggere qualche nave inglese, visto che qui a quanto pare ce n'hanno qualcuna. Credo proprio che proveremo poi a pattugliare un po' in giro qui. Però prima, ovviamente, sì. Guardiamo qua. Guardate un po' che cazzo sta combinando il Giappone. Quasi quasi sono anche arrivati a prendere Calcutta, come gli avevamo chiesto. Eh sì. Sì. Il punto è che ormai gli inglesi avranno sicuramente difficoltà a mandare qui altre unità, perché ora che gli abbiamo tolto Suez e Gibilterra, loro si devono fare il giro qui, passare dal Sudafrica, che non è tanto facile. Ma invece con gli americani che cazzo stanno combinando? Wow, guardate qui! Non è qui. Sono comunque molto vicini alle Hawaii. Eh sì, l'Australia anche sta facendo una brutta fine. No, finora il Giappone sta facendo davvero buone cose, poi ci si chiede se continuerà così. Ok, tu muoviti per favore. Ok. Allora, adesso ci carichiamo su questi tizi.
Poi li portiamo a split, così come devono essere splittati. Una volta che siete arrivati a split, carissimi amici, perfetto. Sì. Decline. Allora, facciamo un bel trucchetto. Questa è la nostra flotta di riserva, che ormai è straforte perché abbiamo un sacco di cruiser. L'andiamo a piazzare qui ad Alexandria, ok, ragazzi? Benissimo. Questi qui invece si ribasano ad Atene. Una volta che si saranno ribasati ad Atene, ecco, ci stanno affondando qui, come vedete. Tra l'altro ancora i francesi con il rimasuglio che hanno. Quindi noi qui adesso lasciamo i landing crafts. Perfetto. Ecco il cavagnari, che ha raggiunto la skill 7. Andiamo un po' a caccia di chi troviamo qui. Non ci possiamo andare. Però possiamo andare qui. Ok, vediamo un po'. Si trova senza supplies. Ribasati qui, per favore. Che palle. Comunque ci stanno attaccando qui, quindi credo ne valga la pena ribasarsi qui in Yemen, perché tanto ormai possiamo. Si deve aspettare che Atene si riempia di supplies un attimo. E poi potremmo farlo. Un'altra cosa che anche possiamo fare è mettere un convoglio che va qui a Tel Aviv. Così ci va a... Sì. Taranto, Tel Aviv. Wow. Ok. Se ci mettono un po' i supplies ad arrivarci lì, chissà perché. Atina, al Kuwait, ce l'hanno attaccato e ce l'hanno distrutto. Ma questa è una stronzata. Questo lo cancelliamo, perché sennò ci affondano tutti i cazzo di convogli. Ok, abbiamo finito di ricercare questa. Purtroppo servirà continuare a ricercarla, perché l'artiglieria è molto importante. Tra l'altro qui, ragazzi, avevo messo a fare queste. E queste sono pronte, se vi ricordate, erano quelle che avevamo upgradato. E sono molto orgoglioso di presentarvi il nostro nuovissimo corpo d'armata corazzato, che anche lui sposteremo qui. Sì, lo spostiamo qui più lontano e attenderà gli ordini e vedremo un po' com'è organizzarci subito. Intanto qui ai tedeschi è scattata una rivolta polacca, come anche una rivolta di milizie di resistenza americane. Se vi ricordate, abbiamo fatto lo scherzetto con i tedeschi, lo togliamo perché non vogliamo che i tedeschi sprechino le loro truppe a sorvegliare questo posto che non interessa a nessuno ormai. E visto che ci siamo, togliamo anche i punti per i tedeschi qui, perché sì, non vorrei che i tedeschi danno i numeri mentre stanno qui alle prese con l'Unione Sovietica, ecco. Ah, ok, qui servono questi. Perfetto. Bene, ma qui ci possiamo muovere.
perché avrei voluto. Wow. Ok, supplies qui sono quasi arrivati, come vedete qui, perché ecco il verde si avvicina, adesso finalmente ci è arrivato il verde. Eh sì, questo succede quando si lascia molto tempo. Ma quanti cazzo di supplies ci sono qua? 30.000. Wow. È ridicolo. 30.000 supplies ci sono qui. E non posso toglierli. No, perché posso mandarlo soltanto dalla terraferma, purtroppo. Va bene, non fa nulla. Comunque sia, mandiamo questa navetta qui. No, si dovrà ribasare secondo me qui in Yemen. È un peccato comunque. Facciamola ribasare. Vediamo un po' poi che cosa troverà. Ok, una volta qui ribasata. Ok, Kaiserwilhelm è morto. Poverino. E vediamo qui chi incontriamo, dai. Speriamo di vedere qualcosa. Questi non servono più, questi stanno qua, questi stanno qua. Perfetto. Vai. Ok, vediamo se c'è qualcuno. Vediamo se c'è qualcuno di qua. Wow. I giapponesi hanno preso davvero Calcutta, incredibile, incredibile. Ce l'hanno fatta. Sono molto fiero di loro. Ecco qui, abbiamo beccato una flotta inglese. Il rimasuglio della flotta inglese. Guardiamo qua. Tac, affondati. Altri tre destroyer. Qua hanno qualcosa. Ecco perché qui c'hanno il porto. Ma tra l'altro qui hanno addirittura una portaerei. Chissà se esce. Ci viene a trovare. Non ci viene a trovare, peccato. Facciamoci un giretto anche qui, visto che ci siamo. I materiali rari tedeschi. Uppla. 49 ci libero perché gli upgrade sono pronti, perfetto. Ok, adesso visto che abbiamo così tanto manpower, è arrivato il momento di fare qualche altra garrison in più per garrisonare un po' l'Africa della Vichy, eccetera, eccetera. Quindi mettiamo a fare questi. E che cos'altro mettiamo a fare? Vediamo un po' le tecnologie come sono messe, perché io vorrei fare qualche heavy cruiser. Ah, più di un mese. Più di un mese non ci voleva. Non ci voleva. No, non ci voleva affatto. Che palle. Ok, due paracadutisti li abbiamo. I bomber li stiamo facendo. Portaerei va. Non lo so. Vediamo un attimo qui se ammazziamo qualcuno prima. Vediamo. Dai, 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 dai. Ma qui non si va. Però qui stiamo bloccando il passaggio. Di qua a quanto pare non parte nessuna nave. E qui neanche si può andare. Ok, torniamo un attimo qui. Vediamo. Ups, ci scattano i ribelli. Ah, che sfiga. Sì, per farla breve. Per farla breve ci carichiamo su questa. Andiamo qui.
è pericoloso andar lì. È ultra pericoloso andar lì. Quindi saliamo anche con questi, non si sa mai. Ok, vediamo. Cazzo! Non me ne sono accorto. Abbiamo avuto un'incredibile battaglia navale contro i francesi, gli abbiamo affondato due battleships. Voi state fermi qui, grazie. Stiamo avendo un'altra battaglia navale contro i francesi, attenzione, perché hanno un'altra cazzo di battleship. Wow. Ok, non hanno perso nulla. Come si è messi? Ah, si è messi male, no? Scappiamo, facciamo meglio a scappare. Ok, per poco non ci lasciavamo la pelle. Ok, tu vai qui. E sbarca qui per favore. Dai, 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 via col vento. Ok. Ok, tu ti ribasi qui, grazie. Regia Marina. Ti ringrazio. E tu ti ribasi anche qui perché hai fatto un buon lavoro. Ah sì, è stato pericoloso. Il rimasuglio dei francesi, wow. Chi l'avrebbe detto? 14-15, tra l'altro. Ok, abbiamo distrutto i ribelli, perfetto. Bulgaria, sì. Ah, sì. Ok. D'accordo, qui abbiamo finito nulla. Tra l'altro, perché non li deployiamo questi al posto di perdere il nostro tempo? Ok, benissimo. Eh sì, ragazzi, siamo stati fortunati con i francesi. Diamo un attimo un'occhiata se possiamo mandarci anche queste. Ma io ce le mando. Mandiamolo un attimo qui, dai, non si sa mai. Sì, non possiamo permetterci di perdere nulla, ma non credo perderemo contro i francesi. Il cazzo. Ah, eccoli qui. Wow, portaerei addirittura. Se gli affondiamo la Bretagna sarei molto felice. E vai. La Bretagna. Purtroppo stiamo perdendo una nave. Scappa, 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 scappa. Scappa, scappa. Ok, hanno perso la Bretagna, perfetto. Perfetto, ragazzi. La Bretagna era la pride della Royal Navy, anche se la Francia non esiste più. Oh, cazzo. Gli inglesi. Ma cosa fanno qui? No, no, no. Ok, non abbiamo perso nulla. Abbiamo scampata, davvero. Noi per fortuna ci possiamo ritirare qui. Wow, guardate qui questa RM Gorizia come è messa. Sì, quella stava per essere distrutta. Ok, alziamo i reinforcements. Che cazzo, eh? Che botta. I tedeschi invece qui che cazzo stanno facendo? Nulla, eh? Ma perché poi? Siamo a fine giugno, dovrebbe succedere qualcosa? E invece non succede nulla. Questo mi dà da pensare. Perché più tempo passa, più tempo avranno i russi per prepararsi meglio. Ok, visto che quindi non è successo ancora nulla in questa parte, ma cioè il 99% dovrà iniziare nella prossima parte la guerra. Io, sì, prima dell'inizio della prossima farò qui un
ordine completo, quindi significa che legherò tutte queste divisioni singole a degli HQ, così come avevamo fatto per queste, lo faremo anche per tutte le altre che abbiamo. E vi mostrerò poi come sarà organizzato il tutto. Quindi in questa parte abbiamo preso gli Yemenoman come puppet, che per fortuna non sono in guerra, quindi non ce li toglieranno in futuro. Benissimo, e dopo che i giapponesi hanno preso addirittura Calcutta, abbiamo solamente promesso il 44% qui in Inghilterra, cosa davvero buona. Devo dirvi che anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.